Un nuovo bando, una nuova aggiudicazione, una maggiore e rinnovata collaborazione tra il Comune di Perugia e le associazioni dei genitori, la creazione di un comitato di valutazione e accreditamento dei fornitori, di cui faranno parte anche i rappresentanti dei genitori, un progressivo abbandono della plastica a favore di stoviglie in ceramica, un sostegno alle attività didattiche da parte del nuovo gestore per 30.000 euro e su tutto l'elevata qualità dei prodotti DOP, IGP, SGT e chilometri zero provenienti da agricoltura biologica per i prossimi 3 anni per il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno, per la fornitura dei pasti a cittadini in condizioni di disagio sociale e ai cittadini ultra 65 anni a domicilio. Sono queste le novità del nuovo servizio di refezione scolastica del Comune di Perugia, aggiudicato per un valore complessivo di 11.256.452 euro al raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalle aziende Cheer Food di Reggio Emilia, Euturis News SRL di Orbassano e la società cooperativa BPU di Spoleto fino alla fine di agosto del 2020, rinnovabile eventualmente per un altro triennio. Quindi l'obiettivo che avevamo fissato all'inizio mandato è un obiettivo che andremo a realizzare praticamente con quella gradualità che avevamo già detto all'inizio mandato, quindi che è stata un'ottima collaborazione. Ringraziamo molto i genitori del comitato mensa, la parte tecnica del comune che in questi mesi ha lavorato molto, quindi insomma, penso che abbiamo ottenuto insieme in gioco di squadra praticamente anche la qualità dei prodotti verrà sempre migliorato, più l'inserimento di prodotti biologici, più prodotti rintracciabili, prodotti forniti anche dagli agricoltori locali, insomma, quindi abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro di squadra, che è un lavoro che praticamente porterà soltanto bene nella qualità dell'alimentazione per i nostri figli. Soddisfatta anche l'avvocata Alessandra Bircolotti, in rappresentanza dei genitori, che ha riconosciuto al Comune l'accoglimento delle proposte avanzate dagli stessi e la volontà dei genitori di partecipare alle scelte amministrative in maniera attiva e collaborativa. Dove siamo arrivati insieme, bene che ci abbiano alla fine ascoltato e capito quali erano le nostre vere e reali intenzioni. Andiamo avanti in questo percorso, come ha detto Alessandra, è un inizio questo, non è una conclusione di nulla, i genitori saranno sempre più partecipi e ovviamente continueranno anche nella loro attività, che non è solo quella di vigilare, di controllare, ma di interagire appunto con il Comune, con tutte le associazioni. Il fatto di oggi poterci ritrovare dopo un biennio a presentare un progetto condiviso è chiaramente motivo di soddisfazione. Era un percorso all'epoca anche difficile da prefigurarci. Io credo che se oggi si è riusciti a comunque percorrerlo, molto lo si deve alla capacità che si è avuta da entrambe le parti di parlarsi.